Bene, ora parliamo invece dello strumento righello. Il righello dà la possibilità all'interno del nostro piano di lavoro di creare un riferimento di assi cartesiani X, Y, Z che caratterizza di solito invece i nostri software più evoluti, il software CAD. Allora, vediamo come funziona. Avete visto, basta trascinarlo, per muoverlo basta cliccare sul tasto rosso. Se clicchiamo ancora sul tasto rosso possiamo definire il tipo di coordinate, o meglio le direzioni degli assi di coordinate. Questo è solito l'Y e l'X, se vogliamo cambiarlo basta cliccarci sopra, perché potrebbe essere più comodo per certi punti di vista. Vediamo come funziona. Mettiamo dentro un cubo, vedete che oltre al solito 20x20, le dimensioni caratterizzate dalle frecce azzurre, ce ne sono delle altre dimensioni, quelle 8 e 6 che vedete in rosso, che non sono altro che la distanza di questo spigolino, ci avviciniamo, non troppo, di questo spigolino da questo punto rosso. Se io lo muovo, le coordinate fisse delle dimensioni rimangono uguali, ma vedete che quelle verdi cambiano. Se ne tengo solo una o tutte e due, a seconda della distanza. Questo può essere molto utile, ad esempio per cosa? Per oggetti complessi di tipo meccanico. Facciamo un esempio che questa sia una piastra, alta 2 mm, e vogliamo fare un foro. Facciamo un foro che a questo punto abbassiamo un po', già che c'è, e diamo un foro che sia, scusate, eccolo lì, ho cliccato tutti e due, diamo un foro che sia un po' più piccolo, facciamo un foro da 5, anche da 6, e vogliamo porlo, perché il nostro disegno tecnico ce lo dice, a un interasse, cioè al centro del foro, che sia a 8 mm o a 5 mm dagli spigoli di questo angolo qua. Come si fa? Allora, prima di tutto, vedete che anche qua, quando clicco sopra il cilindro, mi appaiono le dimensioni, ma le dimensioni mi vanno sempre su quello che è l'ipotetica, ora lo sposto un attimo per farvi vedere, sull'ipotetica linea che dovrebbe configurare un quadrato alla base dell'oggetto. Se io voglio invece vedere l'interasse, mi serve il centro, che nei solidi a base circolare è il punto più importante. Posso fare questo andando a cliccare su questo tastino qua, usare il punto medio, quindi in questo modo qua la distanza è sul punto medio, e posso dire, come dicevamo, che la distanza deve essere a 5 mm sopra e 5 sotto, quindi questo foro qua adesso è posizionato giusto. Se io chiaramente faccio il raggruppamento, il foro è nato. Questo è praticamente l'uso migliore che si può fare del righello. Per cancellarlo basta chiudere con il tasto X. Eccolo lì. Bene, alla prossima puntata.